perché adesso torniamo a parlare della tragica vicenda Vannini. 14 anni ad Antonio Ciontoli, 9 anni e 4 mesi alla moglie Maria Pizzillo e ai figli Martina e Federico. Questa è la sentenza del processo d'appello bis del caso Vannini, pronunciata ieri pomeriggio. E lo ricordiamo, Marco Vannini è stato ucciso nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 all'interno della villetta dei Ciontoli a Ladispoli, della famiglia della fidanzata, i Ciontoli. Ed era, Marco, certamente una sentenza molto attesa, a partire, diciamo, dalla famiglia di Marco Vannini, Marina Conte, che abbiamo visto in questi anni davvero condurre una battaglia quasi senza precedenti. Quando una madre cerca la verità, quando si trova di fronte alla tragica, inspiegabile scomparsa di un figlio, beh, la giustizia è evidentemente, la verità sul caso è la prima cosa a cui si pensa. E noi con lei abbiamo atteso questa giornata, e allora facciamo così, andiamo a Ladispoli, perché questa mattina Marina Conte è collegata con noi. Buongiorno signora Marina, grazie per esserci, è collegata con la nostra inviata Manuela Maddaloni e con l'avvocato della famiglia Celestino Gnazzi. Buongiorno Manuela, tu ieri hai seguito la sentenza, c'era anche Marina, l'abbiamo sentita parlare, pronunciare delle parole molto emozionate, ma in qualche modo quasi liberatorie, no? Perché lo dicevamo in apertura, la battaglia di Marina è stata una battaglia lunga, sofferta, e che però ieri, come dire, ha trovato evidentemente delle risposte. In aula, durante la lettura del verdetto, il silenzio era quasi irreale, un silenzio che poi si è rotto con un'esplosione di sollievo per la famiglia Vannini e anche per tutti i presenti. Soprattutto il silenzio si è rotto ad una parola del giudice, la parola è stata omicidio volontario e ancor di più concorso anomalo in omicidio volontario con dolo eventuale. Che è proprio questa la battaglia che i genitori di Marco hanno condotto in questi 5 anni, che fosse riconosciuto l'omicidio volontario per tutti i componenti della famiglia Ciontoli. E così non era un risultato scontato, non era una sentenza che poteva necessariamente arrivare, anche se questa è stata la vostra battaglia, il vostro obiettivo in 5 anni. Sì, noi da 5 anni chiedevamo questa sentenza, che comunque sembrava che soltanto noi ci credevamo, e non era così, non era così. Io mi sono battuta con mio marito, la famiglia, i miei avvocati, che hanno, anzi li ringrazio, che hanno comunque sposato la nostra versione, e si sono battuti insieme a noi, e ieri c'è stato, insomma, questa sentenza che io, tra le tante cose, non ero neanche presente alla lettura, perché tremavo tutta, non stavo bene. Purtroppo in 5 anni ci sono dei momenti che uno si lascia andare, e quindi quando poi è uscito mio nipote e mi ha detto che c'era stato per tutti il riconoscimento dell'omicidio volontario, è stato un urlo liberatorio, perché io in tutti questi anni ho sempre detto che dovevo portare quel mazzo di fiori a mio figlio, che sarebbe stata la giustizia, e finalmente oggi andrò da lui e lo potrò portare. Signora Marina, ieri Antonio Ciontoli ha pronunciato una frase significativa, perché ha detto: chiedo perdono per quello che ho commesso e per quello che anche non ho commesso. So di non essere la vittima, ma il solo responsabile di questa tragedia, rivendicando a sé, contrariamente a poi quello che ha deciso, che ha stabilito la sentenza, rivendicando a sé la colpa complessiva di quanto è accaduto. Ora è chiaro che queste parole erano rivolte a lei, a suo marito, alla sua famiglia. Lei come ha reagito a queste parole di Ciontoli? Ma io credo che in 5 anni il Ciontoli poteva parlare, e soprattutto poteva quella sera, quella maledetta sera, poteva chiamare i soccorsi e chiamare subito noi, perché io ricordo a tutti che noi siamo stati chiamati quando Marco veniva portato via
dall'ambulanza e dove gli era stato detto che era stato, si era fatto male, un attacco di panico dovuto a un pettine a punta. Quindi è facile dopo 5 anni davanti a una corte dire chiedo perdono. No, lui prima di tutto deve chiedere perdono a se stesso. Per quello che ha fatto, perché Marco era un ragazzo di 20 anni con tanti sogni nel cassetto e a noi ci hanno levato il bene più grande che possa avere una mamma e un papà. E quindi io vado avanti per la mia strada, io voglio giustizia e basta. Senta, signora Marina, è veramente emozionante per me quest'oggi averla nostra ospite perché ho seguito la sua battaglia nel corso degli anni e sono una mamma e quindi davvero, insomma, immagino, no, anzi non lo posso immaginare, ma mi accodo, diciamo, all'emozione che ogni volta che la sento parlare arriva nelle case, negli occhi e nelle orecchie di tutti noi. Lei, ieri, appena dopo il pronunciamento della sentenza, ho sentito alcune sue interviste, ha detto: oggi è stata accertata la verità processuale, ma la verità storica è un'altra. Qual è? Beh, diciamo che sì, io ho detto questa frase perché chiaramente la verità processuale si può avvicinare, ma la verità processuale si avvicina a una verità che non è poi quella. Però comunque le prove che ci sono state hanno fatto comunque sì che e questo percorso e questa condanna venisse sempre portata sull'omicidio volontario. E io dentro di me avrò sempre la mia verità, che però rimane mia, perché Vogliamo comunque sentire anche l'avvocato Gnazzi. Avvocato, buongiorno. Il centro di questa sentenza sono i 110 minuti che trascorrono dal momento in cui esplode il colpo al momento in cui viene portato via il ragazzo. 110 minuti nei quali la famiglia sostanzialmente lascia che questo ragazzo si aggravi sempre di più. Potrebbe aver sparato in maniera involontaria il Ciontoli, ma di fatto lo hanno lasciato morire. È questa la sentenza. La sentenza è questa. Se posso permettermi, in estrema sintesi, gli elementi sono due. In primo luogo, la certezza sostanzialmente che Marco si sarebbe potuto salvare in ipotesi di soccorsi tempestivi. Questo è un dato di fatto ormai pacifico, appurato in primo grado. Quello che rimaneva in discussione, sempre in estrema sintesi, era la consapevolezza, sicuramente in capo, ritengo, ad Antonio Ciontoli, ma anche dei suoi familiari, della gravità di quella situazione, della gravità delle condizioni di Marco, che di conseguenza avrebbero potuto, con quasi con certezza, con estrema probabilità, condurre alla morte di Marco qualora non fosse stato soccorso. Certo, se come hanno sostenuto le difese di Ciontoli, loro non avessero mai avuto quella consapevolezza, non avessero mai immaginato che potesse morire, certamente non sarebbe stato ipotizzabile un omicidio volontario, sia pure sotto quel profilo residuale del dolo eventuale. Noi però abbiamo sempre sostenuto il contrario, che non era possibile non avere quella consapevolezza assoluta della gravità delle condizioni di Marco. Questo credo sia il cuore del processo. Senta, Solo, sì. scusa, solo una domanda, brevemente, avvocato. Se dopo aver sparato involontariamente avessero subito chiamato i soccorsi, che cosa sarebbe accaduto a Ciontoli? Di che cosa poteva essere accusato? Qual era il guaio giudiziario di fronte al quale andava? Lesioni gravi. E sarebbe stato accusato naturalmente di lesioni gravi perché poi Marco non sarebbe morto. Naturalmente avrebbe avuto delle lesioni importanti, anche se non avrebbe rischiato la morte per come hanno accertato i medici, naturalmente avrebbe subito delle lesioni gravi e di questo lesioni gravi colpose, non dolose, secondo la prospettazione del Marco non pubblico sarebbe ministero. morto e Questo Ciontoli si era. sarebbe fatto un po' di galera, neanche tanta, probabilmente. Giusto? Neppure un giorno. Neppure un giorno, appunto. Neppure Ma un giorno, Marina, neppure.
insomma, sono stati 5 anni di battaglie difficilissime in cui, insomma, lei stessa lo ha raccontato, non sono mancati i momenti in cui, insomma, i momenti di stanca, condurre una battaglia di questo tipo dopo che ti levano un figlio in questo modo, insomma, sfido chiunque, non deve essere stato facile. Lei ieri ha detto un'altra frase che mi ha colpito molto: da oggi finalmente potrò vivere questo lutto, cominciare a vivere questo lutto in serenità. Sì, lo confermo, perché ricordiamoci sempre che la nostra non è stata, non è una sede di vendetta, è una sede di giustizia. Io ho lottato per ottenere giustizia, la giusta giustizia per mio figlio, perché chiaramente da tutte le persone che hanno sfilato durante il processo, i testimoni, tutti mi avevano detto che Marco mi aveva cercato, che Marco urlava con urla disumani, e per me sapere che io non ho potuto aiutare mio figlio in un momento così tragico mi ha dato una forza disumana, praticamente è come se Marco attraverso me doveva dare un segno di giustizia. Io sono stanca, oggi è una giornata che è peggio di ieri, però il messaggio che io voglio mandare è che qui non c'è stato una vincita, perché io non ho vinto niente, anzi io ho perso, perché ho perso mio figlio. E questo lo voglio rimarcare, perché non voglio essere magari accusata, perché ieri davanti a questa sentenza ho agito in un modo magari con un sorriso. Il mio sorriso era un sorriso liberatorio, perché finalmente avevo promesso a mio figlio che la giustizia sarebbe arrivata, e così è stato. Solo questo voglio rimarcare. Marina, da parte nostra un grande, enorme abbraccio. Insomma, la battaglia è stata dura, ma un pezzo di verità è emerso. E dunque, grazie davvero questa mattina per essere stata con noi. Grazie naturalmente a Celestino Gnazzi, avvocato della famiglia Vannini. Grazie Manuela Maddaloni per questo collegamento.